Non solo tappo a vite, ma anche metodo classico. Metodo classico vuol dire tappo fungo, tappo spumante. E questa è un'occasione molto carina, fra l'altro, in una location fantastica, Riva del Garda. È la quinta edizione, ho partecipato ad alcune, addirittura ero a Pescara qualche anno fa. Andrea Zanfi è un caro amico e lo seguo un pochino in queste sue manifestazioni. Per me è stata un'occasione molto importante oggi perché ho trovato tanti amici, tanti produttori, ho partecipato a qualche masterclass, a qualche talk show e c'è sempre qualcosa da portare a casa, c'è sempre qualcosa da imparare e da capire. Io sono un girovago, mi piace ascoltare, mi piace curiosare, vedere e poi portare in azienda quello che si riesce a rubare praticamente agli altri. Ultimamente ero a una manifestazione a Roma, Ladri di Vino, e dico, è la manifestazione per me, infatti dovrebbero darmi l'ergastolo. Con tutti i furti che ho fatto nel campo del vino, questa sarebbe la giusta designazione. Comunque, bella manifestazione, io sono contento di quello che ho avuto modo di capire, fare, conoscere e soprattutto abbracciare dei vecchi amici. Siamo arrivati con il nostro Brut Rosé, che è un classico, forse il prodotto più conosciuto della linea spumanti poi Alessandri, e anche questo riporta un'etichetta di Albrecht Dürer. È un'incisione del 1514, per cui datata, fatta da questo artista tedesco che arriva in Trentino e fra l'altro dipinge proprio qui vicino ad Arco, dipinge il castello, è un classico dei suoi acquerelli. Noi abbiamo usato le sue incisioni, almeno per gli spumanti, e in questo caso appunto è il ballo dei contadini. Una cosa molto carina perché fra l'altro riprende dei contadini molto rustici del tempo e lui fra l'altro Albrecht Dürer, che era figlio di un orafo, per cui famiglia benestante, era molto legato al mondo contadino. La guerra rustica del periodo, lui era della nostra squadra, era un vignaiolo anche lui, amava praticamente il mondo contadino. Ecco perché ci siamo legati a questo artista, 1500, Albrecht Dürer.